ragazzi, bentornati nel canale di Fefe Gamer 87. Oggi ragazzi, nuova serie con Springfield, i Simpson. In poche parole ragazzi, è una specie di SimCity. Springfield è stata distrutta dopo un'esplosione causata da Homer J. Simpson. E Homer con i suoi parenti, con i suoi amici, con la figlia e tutto devono semplicemente, maro quanti soldi, devono semplicemente ricostruire Springfield. Allora Lisa è la prima a parlare. In quel libro c'erano molti consigli interessanti, devo esercitarmi. Hai sbloccato un nuovo lavoro per Lisa, ora puoi farle suonare il sassofono. Poi prendiamo i soldi del Jack Market. Vabbè ragazzi, l'ho fatto appena appena, l'ho iniziato perché comunque l'inizio è un casino, quindi non potevo registrare perché c'erano tutti effetti, tutti i casini eccetera. Allora, abbiamo fatto la casa di Homer, abbiamo messo la macchina, abbiamo messo la piscina, abbiamo messo la casa del suo amico nemico Flanders, abbiamo messo le market di Apu e basta. Allora, in poche parole dobbiamo costruire la fattoria 1100, la fattoria io la metterei un po' lontana, perché comunque fa puzza ragazzi, è sempre una fattoria, però è inquinata, come tutti quelli che guardano il film o il cartone dei Simpson sapete che è inquinata. Quindi io la metterei qua, esattamente, tac, perfetto. Allora, 4 minuti io li voglio aspettare, comunque non voglio sprecare ciambelle. E vediamo cosa ci dice Apu. Signor Simpson, credo di poterla aiutare a ricostruire Springfield. Al Jack Market i gratta e vinci sono in offerta per il prezzo imbattibile di $250. Potrà vincerne 10.000. Ma non è un gioco d'azzardo? Non dire sciocchezze, Lisa. Non si può perdere col gratta e vinci. Allora, ti servono soldi? Mannaia, aspettiamo un po'. Vediamo cosa ci dice ancora Apu. Cos'è questo? Jack Martin dovrebbe avere prato dove caro assicurante asfalto. Puoi permettere... Oh, finalmente abbiamo messo l'asfalto. Almeno posso iniziare a sistemare. Allora, io avevo la mezza idea di fare un mini parcheggio, così. Perfetto. Poi tutto chiuso con la recinzione, perché comunque, come avete visto, anche nei cartoni animati... Il Jet Market comunque non è tanto asfaltato. Allora, ho lasciato una panchina giusto per far sedere magari Homer o qualcuno che mangia. E vorrei fare un collegamento con la strada, così si può entrare anche in macchina. E soprattutto, ok, facciamo così. Meno poi la chiudiamo tutta con i suoi recintini e tutto e siamo a posto. Non abbiamo sbloccato ancora niente. La strada, l'ho steccato. Io voglio fare i recinti, però bisogna aspettare. Qua mancano 3 minuti. Facciamo così, almeno facciamo prima, almeno andiamo anche avanti, meglio di niente. Ok, perfetto. Così abbiamo sbloccato anche Clectus. Geniale. Ora, di folco di questi luoghi, potresti coltivare tomacco per me? Che dici? Fammi su un po' di quei pomodori che ci hanno dentro il tabacco e crescono da per terra. E perché non l'hai detto prima? Per coltivare pianta tomacco, perfetto. Ok, mezz'oretta ci metto, non è neanche tanto. Io adesso accelero un po' perché comunque l'ho appena iniziato. E niente ragazzi, ditemi sotto nei commenti che ne pensate di questa nuova serie. Penso che comunque tutti gli appassionati di Simpson eccetera eccetera le dovrebbe piacere, appunto. Quindi ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti se vi piace, se secondo voi conviene iniziare questa serie. Intanto non ci abbiamo soldi ragazzi, ok, quindi dobbiamo arrangiarci un po' come possiamo. Vediamo Homer cosa ci chiede. Papà, stai bene? È sempre il momento giusto. Papà, che cosa hai che non va? È il momento giusto per il gusto pulito della birra Duff. Il momento giusto. A tuo padre serve solo un po' di alcol. Se vuoi posso distillare un po' del mio famoso liquore spaccabue. Grazie signor Spook. Non hai per caso 5 litri di acqua raggia? No, perché? Così, senza motivo. Ok. Allora, lui l'abbiamo fatto fare la sfida. Vediamo lui. Andà alla specie matrimonio funerale in due in cui si cavalcano gli elefanti. Come faranno tutti i bambini? Di Adapu di dare... Ok.
Possiamo rifare tutte le sfidette. Almeno ci tiriamo su i nostri cash. Lisa vuole costruire la casa viola, però non abbiamo soldi e ci conviene fare così. La casa viola io la vorrei spostare un po'. Voglio fare comunque una bella Springfield, ragazzi. La voglio mettere qua ad angolo. Perfetto, ok, un'oretta va benissimo così. Ah, Marge, devo ammettere che la vita in una cittadina di Selvaggio West non è tanto male. Cioè non ha fatto proprio malaccio, socio. Oggi un uomo si è levato il cappello e mi ha salutato dicendo: buongiorno signora, si può ben tollerare un lieve aumento delle sparatorie per avere in cambio dei concittadini educati e contesi. Non è una vera città senza strade di terra battuta. Io la terra imbattuta la metterei giustamente qua vicino, perché comunque essendo una fattoria magari ci sono le coltivazioni e tutto. Quindi facciamo così, facciamone prendere ancora un poco così. Perfetto, ok. Allora anche questa è andata. Dobbiamo farli fare un po' di pulizia anche ai nostri omini. Acquisto un'espansione terreno che costa, non lo dicono quanto costa, perfetto. E io l'allargherei appunto, ok, eccoli qua i prezzi. E non possiamo fare niente. Poi facciamo fare un po' di pulizia a Homer, perché comunque deve pulire Springfield giustamente. Il gratta e vinci non lo possiamo grattiamo, ragazzi, speriamo in bene, speriamo che ci arrivi qualche soldino. Beh, $500, meglio di niente. Potevo chiedere anche un po' di più, però continuiamo a farli pulire Springfield ai nostri due protagonisti. Continuiamo con i soldi. Comunque è bella veloce, mi sta piacendo Springfield. Vedete, ragazzi, sta uscendo così piano piano. Vabbè, la prima puntata sarà appunto corta, perché comunque voi mi dovrete dire vai avanti o no. Mi potete dire quante puntate volete che sto dietro. Volete 3 puntate al giorno, ne volete una, ne volete 2. A me, raga, sapete, non mi cambia niente. E niente, ragazzi, un saluto dal vostro FFGamer87. Questa comunque era la prima puntata per farvi capire che serie vorrei portare. Se vi piace, ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti il numero delle puntate che volete che porta la settimana. Ne posso portare pure 2 alla settimana, o 3 o 4. Oppure se non vi piace, ragazzi, non vado avanti. Niente, ragazzi, un saluto da Springfield, un saluto da Homer, un saluto da Lisa. Bella.